A voi premiata pubblica della consulta civica per le politiche linguistiche del catalano dell'AIGE. La consulta è stata istituita ufficialmente il 18 di giugno del 2021. L'oggettivo di portare in effetto mes viva la lingua algaresa. Viva i visibra in Ciutat. E sicuramente l'occasione della votazione della lei 3 de giuriol del 2018 numero 22 disciplina della politica linguistica regionale sicuramente è una buonissima occasione. E abbiamo voluto ma musaltro sullo sconsagliels ragionals Raimondo Cacciotto e Marco Tedde perché mus palessi del lavoro che hanno potuto fare a Cagliari per la nostra Ciutat. Un risultato importante, un passo avanti rispetto alla slei precedente. Credo che questa nuova legge sulle politiche linguistiche rappresenti comunque un successo per il catalano perché mette in evidenza e rende più espliciti quelli che sono già delle indicazioni contenute nella legge sovraordinata, la 482, ma che vengono recepiti ora in toto in maniera molto palese anche in questa nuova formulazione. E questo è importante perché apre alla possibilità di insegnare e anche di poter scegliere come lingua opzionale durante il percorso di studi anche il catalano, così come il sardo, così come anche le lingue alloglotte, e la regione finanzia iniziative di questo tipo, apre a percorsi didattici che abbiano l'insegnamento curricolare del catalano, apre alla possibilità di espressioni artistiche utilizzando appunto la lingua come strumento di valorizzazione e di promozione. Ecco, credo che ci siano elementi di novità importanti che adesso racconteremo in sede di consulta, e quindi l'auspicio è che la consulta stessa, insieme quindi tutte le associazioni che la compongano, possano lavorare bene insieme all'assessorato competente per poter rendere ancora più significativa l'utilizzo della lingua. La valorizzazione passa proprio attraverso la possibilità di parlare, di raccontare, di comunicare tra le generazioni. Questo è un aspetto che dobbiamo recuperare e credo che ci siano tutti i presupposti per poterlo fare. Importante il lavoro di concerto tra i due consiglieri regionali algheresi, pur da sponde diverse, lei e Marco Tedde. Assolutamente, credo che quando ci sia da lavorare per il bene della comunità ci sia la possibilità di farlo, e questa è stata l'occasione per dimostrarlo, e credo che sia importante questo il lavoro che abbiamo fatto in questa circostanza proprio per dimostrare come la politica si fa dialogando, si fa parlando, può essere molto più produttiva in questo senso, piuttosto che cercando sempre di affermare se stessi denigrando gli altri. E questo è un esempio positivo, e sicuramente avremo occasione di lavorare insieme con lo stile che ci ha caratterizzato in questa circostanza. Credo sia stato un bel successo questa legge sulla lingua sarda e catalana per noi algheresi. Dal lavoro, diciamo, mio e di Raimondo Cacciotto siamo riusciti a inserire all'interno di una proposta di legge che prevedeva sostanzialmente soltanto la tutela e la valorizzazione della lingua sarda, siamo riusciti a inserire in modo veramente incisivo la tutela, la valorizzazione, la promozione e l'insegnamento del catalano di Alghero, che è una lingua che ha pari dignità rispetto alla lingua sarda, sue peculiarità, ha una sua importanza per tutto il territorio, ha una sua storia, è dal 1353 che il catalano si parla ad Alghero ed è un vero miracolo linguistico. Quindi per il catalano di Alghero siamo riusciti a ottenere delle norme apposite, delle norme speciali, delle norme particolari che ne tutelano l'insegnamento, ne tutelano tutti i crismi ortografici e linguistici, ne tutelano i rapporti con le istituzioni accademiche catalane, ne tutelano la toponomastica e l'onomastica del comune di Alghero, che ha delle regole sue precise. Insomma, il catalano di Alghero oggi è più tutelato di ieri. È una conquista storica della Regione Sardegna e anche della città di Alghero. L'anno passato, ma la 422, che è una legge nazionale, che però ha una codia, ma la Regione Sardegna sa stare a passare alla competenza della Regione, ma la legge 26, che invece è la legge regionale della Sardegna, la mondo della minoranza linguistica, tanim le condizioni che vengono fatte bene, in modo che gli smignoni imparino la lingua, che è una lingua
Teraghe è la lingua del zagarese, il tedesco ha sempre ademeso la lingua viva.